Solo qualche giorno fa questo era il fulcro di una nota piazza di spaccio catanese. Oggi, a distanza di qualche giorno, si dà un duro colpo finanziario e simbolico alla mafia. Dopo 6 anni dalla conferma della confisca di beni alle cosche mafiose, questi verranno restituiti alla cittadinanza per scopi benefici e sociali. Oggi è un segnale molto importante che viene dato in assoluta sinergia con tutte le istituzioni, a distanza di pochi giorni da quella triste vicenda. C'è chi la lotta alla mafia l'annuncia esclusivamente all'interno di qualche dibattito o all'interno di qualche libro, c'è chi la pratica giornalmente. L'amministrazione comunale, in sinergia con tutte le istituzioni, con la prefettura, con tutte le altre forze dell'ordine, sta dando un segnale importante di presenza dello Stato all'interno di questa realtà territoriale che vive 1000 contraddizioni, 1000 problematiche e che necessita di un intervento aggiuntivo da parte delle istituzioni. Motivo per cui siamo molto soddisfatti di continuare un percorso che abbiamo già avviato, perché avevamo già assegnato 4 terreni confiscati alla mafia qualche mese fa, altri immobili per l'emergenza abitativa. Stiamo facendo la stessa cosa all'interno di questo contesto territoriale e siamo molto felici e orgogliosi di questo. Questi 5 immobili li destineremo parte per problemi di emergenza abitativa, mentre uno di questi immobili bandiremo un bando proprio per gli enti del terzo settore, per ridare alla società civile quello che il maltorto aveva levato. Ma l'evento di oggi ha una importanza simbolica maggiore proprio perché avviene a pochi giorni da un'operazione effettuata dai carabinieri che ha smantellato parte di una famiglia mafiosa che operava proprio in questo quartiere, e soprattutto abbiamo riscontrato dall'operazione dei carabinieri la presenza di giovani utilizzati come manovalanza per lo spaccio di droga, per cui una cerimonia che ha un valore simbolico forte, anche perché avviene a settembre. Ricordiamo che a settembre sono stati uccisi molti servitori dello Stato, dal giudice Livatino, dal Don Pino Puglisi, ma anche giornalisti e sindacalisti. E oggi, proprio non a caso, forse è il giorno in cui nasce il generale Dalla Chiesa, che anche lui è stato ucciso nel mese di settembre. È un segnale molto importante, questo è un recupero di un bene che viene messo a disposizione della collettività ed è anche un segnale di ripristino della legalità in un quartiere che evidentemente aveva anche nei giorni scorsi dato luogo a manifestazioni assolutamente non di illecità. Quindi è importante oggi essere qui, è importante che ci sia questa visibilità e comunicazione di questo evento, perché significa che lo Stato c'è e che evidentemente ognuno deve fare la sua parte e questo bene verrà restituito per le finalità sociali che sono proprie di questa collettività. A parte le iniziative che sono messe in campo insieme col Presidente del Tribunale dei Minori, che stiamo portando avanti nell'ambito dell'osservatorio e che evidentemente tende ad adottare alcune azioni particolari per contrastare questo fenomeno, dall'altra parte bisogna anche, con l'impegno di tutto, dare anche questi segnali nel territorio, che è l'obiettivo per il quale l'osservatorio, quando si riunisce, va nei quartieri periferici. Questo è un elemento molto importante, è oggetto di un protocollo, di un'intesa che sarà a breve stipulata con l'INPS regionale e provinciale, e che prevede sostanzialmente l'inserimento di questa clausola sociale nell'ambito dei patti che sono sottesi al reddito di cittadinanza, e che prevede che qualora evidentemente non vengono mandati i figli a scuola e c'è un fenomeno di dispersione scolastica molto forte qui, allora a quel punto non si è dei bravi cittadini e di conseguenza non si può avere il reddito di cittadinanza, che viene dichiarato decaduto, e si farà una rivisitazione di quelli già che sono stati già assegnati. Quindi sono in corso queste iniziative e credo che siano abbastanza forti per contrastare il fenomeno, soprattutto della dispersione scolastica, che poi è l'origine di quelle che sono l'impiego dei giovani nella manovalanza. Blitz contro le frodi agroalimentari di prodotti a marchio DOP dei carabinieri del NAS di Catania, che hanno sequestrato oltre 13 tonnellate di capperi a Lipari.
I militari coadiuvati dai colleghi della locale stazione hanno eseguito un'ispezione presso un'industria di conserve alimentari individuata tra quelle autorizzate alla lavorazione e confezionamento del famoso cappero delle Isole Eolie. I NAS hanno concentrato le attenzioni su una fornitura di capperi stoccati all'interno di numerosi fusti privi delle prescritte indicazioni commerciali. L'esercente non è stato in grado di documentare la provenienza del prodotto e pertanto i NAS hanno sequestrato tutta la merce. Un ulteriore controllo è stato eseguito presso un'azienda all'ingrosso alimentare specializzata nella vendita di prodotti ortofrutticoli e conserve, dove sono stati trovati diversi fusti contenenti capperi con l'indicazione di origine Siria, Marocco e Tunisia. Anche in questo caso l'esercente non è stato in grado di esibire alcuna documentazione commerciale attestante la rintracciabilità, qualità e provenienza dei prodotti e l'intero quantitativo, circa 300 kg, è stato sequestrato. I commercianti sono stati a sua volta segnalati alle autorità competenti. Punto G, appunti e disappunti di Gino Astorina. Ritrovate nelle Isole Eolie diversi fusti per oltre 13 tonnellate contenenti capperi provenienti dalla Siria, Marocco e Tunisia. I NAS ne hanno sequestrato l'intero quantitativo. I commercianti locali rivendicano il diritto allo ius soli. Ormai sono qua e che fa? Buttiamo a mare l'accoglienza? Il bocciolo capparaceo autoctono insiste sull'importanza dell'essere isolano e DOP, come per dire siamo eoliani e ci possiamo solo noi sparare alla chiappera. Nell'attesa i fiori immigrati stipati in apposite brunie cominciano a prolificare cocunci. Da Pantelleria arrivano le prime proteste al grido «E che capperi! Speriamo che tutto, come al solito, non venga messo sotto sale!» Uniformare il piano di ricostruzione post-terremoto di Santo Stefano con quello del centro Italia per superare le criticità esistenti. Il sisma del 26 dicembre 2018 che ha provocato ingenti danni in diversi comuni del comprensorio etneo da Pisano a Fleri passando per Piano d'Api e Pennisi non può essere considerato di serie B. Le crepe sono ancora aperte ed è necessario il supporto di tutti i parlamentari siciliani per spingere sul governo con l'obiettivo di snellire e velocizzare le procedure. Così parla il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, Mauro Scaccianoce, durante un incontro avuto con il commissario straordinario Salvatore Scalia e il suo staff. Uno scambio proficuo che ha evidenziato la necessità di un continuo approfondimento sulla normativa che riguarda la ricostruzione e il sisma bonus. L'Ordine Etneo si farà promotore a breve di un convegno sul tema, invitando i parlamentari dell'Assemblea siciliana e del Parlamento nazionale, ai quali si consegnerà un documento con le criticità riscontrate ed eventuali proposte risolutive. Ad oggi ci sono stati troppi rallentamenti. Il processo di ricostruzione deve essere centrato sulla tempestività delle azioni, sulla congruità dei fondi destinati alle aree colpite e sulla qualità della progettazione. Solo così si potrà finalmente e concretamente ripartire. Lo ha annunciato il sindaco di Catania Salvo Pogliese. Da oggi la città etnea si conferma la prima in Sicilia a garantire servizi ASACOM a più di 520 alunni disabili tra scuola di infanzia, primaria e secondaria. Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, insieme ai servizi integrativi e migliorativi agli alunni disabili con patologie complesse, partono da oggi. Un traguardo fondamentale ma che spesso risulta difficile da raggiungere, soprattutto visto il contesto delle difficoltà economiche per il dissesto finanziario ed organizzativo che sta vivendo il comune. Quest'anno, grazie al lavoro dell'assessore Lombardo e ai dipendenti dei servizi sociali, l'impegno già assunto nei mesi scorsi è stato attuato con la collaborazione della Direzione Comunale per la Famiglia e le Politiche Sociali. L'iniziativa garantisce quindi il diritto allo studio ed esprime, come dichiarato dal sindaco, una concreta solidarietà alle famiglie con disabili, aiutando e accompagnando così gli studenti nell'apprendimento, nella partecipazione delle varie attività didattiche e nella valorizzazione delle proprie capacità.
Siamo a Milo stamani da conferenza stampa di presentazione del progetto della realizzazione della statua di bronzo a grandezza naturale raffigurante Lucio Dalla e Franco Battiato, promosso dalla Proloco di Milo insieme con il patrocinio del Comune, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia e del Parco dell'Etna. Questo progetto che verrà realizzato, abbiamo un anno di tempo per realizzarlo, l'estate prossima verrà installato qui sulla piazza di Milo, rappresenta due grandi artisti della musica italiana, Lucio Dalla e Franco Battiato. I due personaggi con un pianoforte a coda verranno realizzati in fusione a cera persa, quindi in bronzo. L'installazione appunto verrà l'installazione e diciamo tutta la manodopera di fonderia verrà realizzata dalla fonderia Nolana, fonderia artistica che appunto si occuperà della fusione in bronzo. Io realizzerò i due modellati, quindi dei due personaggi, ovviamente grandezza reale e ovviamente con la loro diciamo somiglianza. Il calcio siciliano continua ad andare a rallentatore, aspettando il Catania questa sera in una trasferta che sembra proibitiva a Catanzaro. Messina e Palermo frenano, il Messina sconfitto a Picerno dopo aver assaporato la vittoria con Adorante. La cronaca ci racconta il pari dei Lucani con Dettori dopo 10 minuti con un tiro dalla distanza e poi il gol partita con il calcio di rigore dubbio su tocco di mani di Damian trasformato dall'ex Catania Reginaldo. Nella giornata storta per i biancoscudati anche l'espulsione di Adorante al 69esimo per fallo di reazione. Il Messina piange anche per le decisioni del direttore di gara e per aver dato troppo spazio ai padroni di casa in evidente difficoltà. Il Palermo non ride, anzi si lecca le ferite per l'ennesimo mezzo passo falso contro una matricola, probabilmente destinata a soffrire fino alla fine per riuscire a mantenere la categoria. Il Monterosi ringrazia per il regalo palermitano e nell'economia della gara avrebbe potuto anche fare bottino pieno. L'11 di Filippi ha sprecato molto e nonostante fosse passato in vantaggio con Brunori a metà primo tempo ha subito il pari con Cancellieri a inizio ripresa, tiro, paro, gol e dura botta sulle velleità rosanero con il Bari bloccato dalla Paganese che rimane molto distante in classifica. Il Catania di Baldini in terra calabra cerca conferme, soprattutto punti per muovere la classifica, aspettando la sentenza della Lega che potrebbe ulteriormente mettere in ginocchio con una penalizzazione la compagine rosso-azzurra e che, dalle ultime notizie, dovrebbe rinunciare a pedine importanti in questa trasferta di Catanzaro che sembra realmente proibitiva. Questa sera con teste di calcio e solo calcio straordinariamente insieme seguiremo la partita e analizzeremo fatti e misfatti di ieri, oggi e domani. Appuntamento da non perdere alle 21, sempre in diretta. Grande successo al Tennis School Montecatina per le Final 8 a squadre della categoria Under 16. Scudetto al Sassuolo che in finale ha battuto il Tennis Club Parioli. Terzo classificato il Matchball Firenze. Quarta piazza per il Tennis Club Santa Margherita. Buona la prestazione dei catanesi del Tennis School Montecatina che si sono piazzati settimi piegando nell'ultima sfida l'Eur Sporting Club. I tennisti etnei chiudono con un bilancio positivo dopo aver vinto il titolo regionale e la fase della macro area. Montecatira in campo con Simone Consolo, Pier Gabriele Marino, Luigi Patti e Pietro Amore allenati da Stefano Inzirillo. Siamo molto felici di aver che questo circolo nostro siciliano abbia potuto ospitare questa manifestazione così importante dove si trovano le migliori squadre di under 16 italiane. Sicuramente stiamo avendo delle ottime soddisfazioni, ma questo si può vedere anche nei vari tornei internazionali dove i nomi italiani che prima erano magari non troppo visibili oggi li possiamo incrociare sui grandi tornei ATP e quindi sicuramente è motivo di grande soddisfazione da parte della federazione. Noi italiani sicuramente e soprattutto qui in Sicilia il movimento ha grandissime prospettive perché si vedono giovani
veramente motivati e con una grande attività agonistica anche a livello internazionale. E quindi ci auguriamo che oltre al nostro Caruso si possano avvicinare altri giocatori ai tornei di grande importanza. Buongiorno da Brivi Meteo, buon lunedì 27 settembre. La fase anticiclonica lentamente cede al passaggio di correnti stabili nord-occidentali, tale da determinare condizioni meteo marcatamente variabili, ad iniziare dal versante occidentale siculo. Ancora per oggi e domani giornate con cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con temperature oltre le medie stagionali, vedi Siracusa 33 gradi, Palermo 32, Catania 31, Caltanissetta, Agrigento, Messina 29, Ragusa 27, Enna 26 di massima. Sul Trapanese dal pomeriggio possibili piovaschi, venti da deboli a moderati al suolo, ma rimossi su tutti i bacini. Sul nostro vulcano Etna quota 3000, temperature fra i 9 e 12 gradi di massima, venti da ovest-nord-ovest oltre i 50 km orari. Quindi eventuale nube di cenere vulcanica ancora spinta verso il settore ionico ed etneo catanese. Vi auguro un buon inizio settimana con un buon sole per tutti. Seguiteci sulla pagina Brivi Meteo di Facebook. A domani dal vostro dottor Strano Tempo. Ciao!